Dicevo, grazie per essere intervenuti in questo sabato pomeriggio, di ancora si capisce se è estate o inverno, su un tema che è ancora attuale. Nonostante il primo lockdown risalga a marzo 2020, siamo ancora in piena pandemia, nel senso che non c'è una soluzione dei casi, non siamo ancora alla situazione iniziale pre-pandemia. Ci sono gli strascichi, soprattutto psicologici, della pandemia. Questo è il tema del corso. Questo è un corso ECM, un corso accreditato dal Ministero della Sanità e della Salute, anzi. Quindi avrete come formazione per i dipendenti del reparto sanitario e liberi professionisti. Ecco perché dicevo c'è l'obbligo della frequenza, quasi tutto il monte ore, e soprattutto tutto ovviamente è concentrato, tranne alcune relazioni che sono più di carattere giuridico, ovviamente che si interconnette, diciamo, con l'aspetto sanitario, sull'aspetto sanitario e psicologico del Covid. In che senso? Quali aspetti del Covid ancora, a distanza di 2 anni, ci affliggono, non ci abbandonano? In questo caso la pandemic fatigue, lo stress da pandemia, ovvero dire, questi 2 anni tra lockdown, tra fase 2 e fase 3, cosa hanno portato a livello psicologico? Ci hanno portato stress, ci hanno portato ansia, hanno portato una voglia di liberarsi dalle restrizioni, abbassando la percezione del rischio. Io non sarò contagiato, si dice oggi più che all'inizio. Quella sensazione di doversi chiudere in casa dove c'era la protezione è quasi sparita. Quindi vedremo perché e come combattere questa situazione dell'andamento delle restrizioni. Infatti prima si chiedeva la mascherina la utilizzo o no, non è obbligatoria attualmente, 10 settembre 2022, d'accordo? Però vedete in alcune iscrizioni, alcuni commenti, alcune presentazioni ai libri è fortemente consigliata. Perché non siamo in un paese ancora Covid free, benché sono subentrati ora altre problematiche sanitarie. Però quello che mi interessa è capire adesso cos'è rimasto, cosa sta continuando della pandemia e come fronteggiare a livello psicologico, essendo io psicologo, chiaramente è mia competenza. La competenza, poi nel giro delle relazioni che verteranno invece sull'aspetto anche, questa dottoressa Burso giornalistico, è una giornalista. E sui dati, perché i dati statistici sono sempre sulla pandemic fatigue, cioè quanta gente è colpita, e quindi questo dà un senso del dato generico italiano. Ancora questa è la presentazione generale, ok? Però la dottoressa Cefalù, che invece è esperta è esperta giurista internazionale, mette in evidenza i rapporti tra violenza domestica e assistita, soprattutto in periodi di post-pandemia, con le varie leggi. E inoltre, infine, ma non per ultimo, giustamente, la dottoressa Treppieri, biologo nutrizionista, si occuperà dell'aspetto dei disturbi alimentari collegati al post-pandemia. Tutto ancora vigente, parliamo di una situazione che si sta risolvendo, ma che non è del tutto risolta. Quindi vedremo magari delle proiezioni su quando si potrà risolvere, se fosse una cosa futuristica. All'interno di questo contesto, il dottor Leonardi, pedagogista, presenterà il penultimo dei miei libri scritti su che argomento? Sulla pandemia, non ci potremmo smentire, che è proprio Pianeta Scrittura, volume quinto, perché fa parte di, sono 5 volumi, adesso ho pubblicato il sesto, sulla pandemia in senso cronologico, ovvero siamo partiti dal 9 marzo 2020, quando il Premier Conte ha dichiarato stato di emergenza. Passati per la fase 1, per la fase 2, siamo arrivati alla fase 3. Qual è stata l'evoluzione? Questo caso, il libro che ho presentato, che sto per presentare al dottore, si ferma, si arresta per così dire a pochi mesi fa. Vediamo la progressione, senso psicologico, cosa è cambiato e soprattutto una parentesi poi la faremo sugli aspetti dei pazienti fragili. Il problema del Covid è stato ed è ancora un problema soprattutto dei pazienti fragili. Perché beh, chi è sano, tutto sommato, tutto si può ridurre a un raffreddore più forte rispetto, no? Non con quelle conseguenze fatali o di polmoniti, per esempio, di bisogno di ossigenazione che possono avere i pazienti fragili, da questo punto di vista anche di gestione, anche casalinga. Questo in generale. Quindi è ovviamente l'aspetto psicologico preponderante, perché sono psicologo, è normale come chi ha letto. Mi fa piacere che sia presente una biologa, nutrizionista, che è la dottoressa, mi ricordo il cognome? Sì, no, anche la collega del Monte, esatto. Il dottore Polizzi, infermiere, quindi abbiamo in realtà rappresentato all'interno del sistema sanitario, diciamo, il primo approccio del paziente, no? Al primo,
primo dico soccorritore, il front office è formato dall'infermiere, perché è il primo che viene a contatto con le famiglie, quindi il suo ruolo è poi mano a mano in una scala gerarchica, potremmo dire così, l'aspetto medico-psicologico ovviamente legato agli disturbi alimentari, insomma, alla difficoltà di mantenere un regime alimentare, devo dire anche il ritmo sono vari non seguito adeguati, quello di in cui siamo stati costretti a stare fermi in maniera naturale. Problema